Allora, intanto buongiorno a tutti, un caro saluto ovviamente a tutte le persone che ci stanno seguendo, alle persone che ci dedicheranno un po' di tempo con gli interventi in questo webinar che abbiamo in modo, con una sorta di auspicio, voluto chiamare il consumatore post pandemia. Sappiamo tutti molto bene che questo post per il momento non c'è. Siamo ancora durante, in progress, possiamo dire, e però pensiamo che, come si dice solitamente in questi casi, la luce in fondo al tunnel, anche se molto, molto ancora da lontano, si inizia a vedere. Pensiamo che sia questo tunnel si accorci velocemente, però ecco, non abbiamo da questo punto di vista ancora indicazioni certe, anzi in questi giorni sembra che si voglia ancora andare verso misure ulteriormente restrittive, soprattutto in alcune aree del paese. Ora, noi abbiamo avviato con questo quello di oggi, in verità ce n'è stato un altro precedentemente, un ciclo di webinar di FIPE dedicati un po' alla ripartenza, al pensare appunto al post-Covid, perché è chiaro che l'azione, e qui rubo veramente pochi secondi, la nostra azione è per puntare ai sostegni, ai ristori, alle misure sull'accesso al credito, sulle locazioni, sullo spostamento delle scadenze fiscali, però è altrettanto vero che le imprese si salvano se si ricomincia a lavorare, se si riparte. Questo è un prerequisito per poter guardare al 2021 con un po' di ottimismo. Quindi allora abbiamo pensato di fare questi brevi incontri di un'ora per lanciare qualche suggestione, qualche idea, qualche ipotesi anche di riflessione, su ipotesi su cui riflettere, per fare in modo che almeno in questo 2021 si possano, a partire da queste considerazioni, fare alcune scelte che potrebbero anche essere, rivelarsi interessanti per le aziende. Ecco, per parlare di questo tema, di come oggi il consumatore sta vivendo la pandemia, e soprattutto, perché questa è la cosa più interessante, di come sarà dopo la pandemia, subito dopo, speriamo il prima possibile, e abbiamo messo intorno al tavolo, io ritengo, sei persone, ognuna a suo modo autorevole nel proprio campo, nel proprio ambito, ma tutte hanno un denominatore comune, perché più o meno intensamente si dedicano di fuori casa, del cosiddetta away from home, quindi del mondo della ristorazione. Li presento velocemente, parto da Bruna Boroni di Tradelab, poi c'è Gennara Aaron di Bain & Company, poi Silvia Molinaro di Coca-Cola, HBC Italia, Igor Nuzzi di Lavazza, e poi qui giochiamo in casa, diciamo due ristoratori, uno arriverà fra un po', il primo è Lorenzo Farina del ristorante Dux di Roma e l'altro è Antonio Civita di Panino Giusto. Ci raggiungerà fra poco perché aveva un altro impegno concomitante e quindi diciamo a breve sarà con noi. Allora, questa è un'occasione per ragionare sul mondo del fuoricasa, appunto, come si dice solitamente, a 360 gradi, partendo da chi analizza il mercato e quindi la domanda e l'offerta, in questo caso Tradelab ma anche Bain & Company, poi due aziende importanti del fuoricasa, ovviamente non soltanto del canale fuoricasa, ma hanno un posizionamento forte sul mondo del bar, della ristorazione, dei ristoranti in genere, e poi appunto due imprenditori del nostro settore che dal loro osservatorio, quindi più direttamente da chi vive questa situazione di difficoltà in modo più diretto
lavorando nel settore della ristorazione in senso stretto, ci potrà dire che cosa è successo in questo periodo e soprattutto quali sono le aspettative del futuro. Allora io non rubo altro tempo perché il tempo è veramente poco e quindi invito Bruna Boroni di Tradelab a dirci che cosa. So che Tradelab ovviamente è una società importante nell'analisi del mercato away from home, so che Bruna e Tradelab hanno avviato da tempo un osservatorio permanente sul consumatore ma anche sull'offerta, in particolare oggi ci occuperemo di consumatori, e quindi chiederei a Bruna se ci può fare un quadro di che cosa è avvenuto nel 2020, ma soprattutto quali sono, sulla base delle indicazioni del passato, le prospettive di breve termine e magari anche di medio termine, in modo che le imprese, chi ci segue, e sono davvero tanti, possono avere, come dicevo prima, degli stimoli per riflettere, non perché non siamo noi che daremo le soluzioni, perché non siamo così, come dire, velleitari o presuntuosi, ma che crediamo di poter contribuire a porre delle questioni su cui riflettere che possono aiutare le persone, se hanno voglia e tempo da dedicare a queste cose, per fare meglio quello che fanno. Grazie Bruna, a te la parola. Grazie a te Luciano, condivido subito la mia presentazione. Allora, senza, come dicevi tu, certo l'ambizione di dare delle risposte, ma nella convinzione che proprio in questo periodo l'analisi dei dati sia fondamentale e è di assoluta importanza osservare che cosa hanno fatto gli italiani in questi mesi nel mercato dei consumi fuori casa. Provo a raccontarvelo come è cambiato il consumatore nel fuori casa e come è cambiato il mercato, provando ad affrontare velocemente in 10 minuti 5 aspetti. Come è cambiato il comportamento di consumo in termini di livelli di spesa e intensità di frequentazione? Come è cambiato il profilo del frequentatore, chi è l'italiano che in questi mesi sta uscendo fuori casa? Se e come è cambiata l'importanza dei diversi territori? E poi, trattandosi di mercato dei consumi fuori casa, non possiamo che occuparci di occasioni di consumo, per cui capire come sono andate colazioni, aperitivi, cene e quant'altro, e di canali, bar, ristoranti, ma come non parlare di food delivery. Chiudo con una domanda di prospettiva, proverò a ragionare con voi su che cosa potrà influenzare i comportamenti di consumo nel medio termine. Parto con alcuni dati. Lo sappiamo, il mercato dei consumi fuori casa nel 2019 era un mercato decisamente importante e rilevante, valeva 85,3 miliardi di euro e ha avuto una fortissima contrazione nel 2020. E abbiamo chiuso, noi stimiamo, a 53 miliardi, per cui meno 37%. È stato un anno certamente molto difficile, ma andando ad analizzare cosa è successo in questi 7 mesi, da luglio in poi, possiamo certamente trarne alcune, come dire, considerazioni importanti. Qui vedete, come diceva Luciano, attraverso il nostro monitoraggio, noi raccogliamo ogni anno 70.000 interviste, intervistiamo ogni giorno circa 200 italiani che hanno fatto comportamenti fuori casa, e qui vedete cosa è successo in questi mesi. Partiamo da luglio, in cui abbiamo attivato questo monitoraggio, e proviamo a vedere cosa è successo da luglio fino a gennaio. Innanzitutto vediamo che il primo trimestre qui analizzato, cioè il quarter 3, ma il primo in cui gli italiani sono tornati fuori casa, il mercato ha risposto bene. Questa è la prima risposta. Venivamo da un lockdown molto duro in cui abbiamo veramente tutti avuto molto paura, anche perché per la prima volta ci confrontavamo con questo, ma nel momento in cui gli italiani hanno potuto ritornare nei consumi fuori casa, la risposta è stata subito, come dire, molto positiva. E questo, come dire, ci deve far ben sperare. Gli italiani, ne siamo certi, nel momento in cui gli sarà data la possibilità di ritornare fuori casa, certamente non rinunceranno a questo tipo di spesa. Cos'è successo poi dopo quello che è stato il mese migliore? Vedete, 8 miliardi, quasi allineato col 2019. Ci sono stati 2 mesi, settembre e ottobre, che possiamo un po' definire come mesi, se potete, come possiamo immaginare, i mesi della nuova normalità. Perché li chiamo della nuova normalità? Perché da una parte non c'era più l'effetto stagionalità, dall'altra parte non c'erano più
non c'erano ancora, scusate, i DPCM. Per cui settembre-ottobre, diciamo, un mercato più o meno a 6 miliardi, un 10-15% sotto rispetto al 2019, ma ancora con, come dire, delle performance abbastanza positive. Da novembre in poi vedete chiaramente forte contrazione dei consumi, mercato veramente, come dire, in difficoltà, che ha più o meno fatturato a livello di sell-out, per cui di spesa degli italiani, 2 miliardi e mezzo. Abbiamo adesso elaborato il dato di febbraio che vede una crescita intorno al 10%, per cui un mese che è andato meglio rispetto a gennaio, che vedete qui è il mese che è andato decisamente peggio. Per cui quarter 3, che ci fa ben sperare anche per questa estate, 21 miliardi, quarter 4 invece decisamente più problematico, 10 miliardi con una perdita del meno 50%. Se però pensate che da novembre in poi la maggior parte dei territori avevano addirittura punti di consumo chiusi o comunque chiusi dalle 18 in poi, questo ci fa dire che comunque veramente c'è una forte spinta ai consumi fuori casa e che gli italiani stanno sfruttando tutte quelle occasioni che gli vengono concesse per consumare fuori casa. Lo stesso dato, molto velocemente, ve lo faccio vedere non in termini di valori, ma in termini di intensità, cioè quante visite, sommando le colazioni, le pause, gli aperitivi, i pranzi, le cene, dopo cena, che fanno gli italiani fuori casa. Eravamo intorno a 1 miliardo di visite, questo anche per ricordarci quanto questo mercato è importante e è in grado di generare occasioni di contatto fra i punti di consumo e gli italiani. E dicevo, eravamo 1 miliardo di visite a luglio ed agosto, a settembre una lieve contrazione, meno 11%, a ottobre il dato è stato più o meno confermato quello di settembre, mentre vedete a novembre e dicembre contrazioni, ma delle contrazioni decisamente meno importanti rispetto a quelle che abbiamo visto a valore. Questo perché? Perché le occasioni che sono state maggiormente penalizzate, come sappiamo, e poi vedremo dai DPCM, sono soprattutto quelle serali, mentre quelle diurne, che hanno un minor valore, un minore scontrino, sono state quelle meno penalizzate. Abbiamo detto meno 50% a valore, mentre un meno 28% per quanto riguarda le visite. Dentro queste visite però c'è un canale importante che so che a voi, come dire, gestori di pubblici esercizi, interessa meno, ma è importante come competitor, è un dato un dato compreso della distribuzione automatica. Se togliamo il canale della distribuzione automatica, per cui tutte quelle occasioni di consumo che non vengono fatte in un pubblico esercizio, ma all'interno o di fronte ad un distributore automatico, perdiamo circa 800 milioni di visite e vedete che la contrazione in realtà è molto più forte. Per cui i distributori automatici, in qualche modo, pur essendoci lo smart working, stanno sostenendo dal punto di vista dei volumi questo mercato, che se no, ripeto, farebbe il meno 41%. Per cui dal punto di vista dell'intensità, sia in termini di valore, sia in termini di frequentazione, un mercato che possiamo dire in assoluta difficoltà, ma noi crediamo in difficoltà non perché si è fortemente modificata la spinta del consumatore ad andare fuori casa, ma perché in questo momento non gli viene consentito di andare fuori casa. Tanto è vero, e ne abbiamo una forte testimonianza col dato dell'estate, nel momento in cui gli italiani hanno potuto tornare fuori casa, a consumare fuori casa, l'hanno fatto a livelli non magari uguali a quelli del 2019, ma non molto differenti. Cosa è cambiato dal punto di vista del profilo? Che cosa abbiamo registrato? Sono gli stessi consumatori quelli che stanno consumando nel 2020 fuori casa. Quello che abbiamo registrato è stata una maggiore presenza di uomini rispetto alle donne su questo mercato. Una maggiore presenza di 4-5 punti percentuali, considerate che nel 2019 questo 57% di visite generate dagli uomini era intorno al 52-53%, ma notate anche questi 2 mesi, a ottobre e novembre la percentuale di uomini dal 57% sale addirittura al 60%, per cui cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci che se in questi mesi ci sarà un ritorno progressivo al mercato dei consumi fuori casa, probabilmente saranno prima gli uomini delle donne a tornare a una frequentazione più simile a quella del pre-Covid. Per
perché lo sappiamo, ce lo dicono tante altre ricerche, questa pandemia dal punto di vista dei comportamenti ha impattato più sul genere femminile che sul genere maschile. Dal punto di vista delle classi di età, cosa possiamo dire? Che c'è un relativo maggiore peso degli over 45. Questo non perché gli over 45 stiano andando di più fuori casa, ma perché le persone delle fasce centrali che prima contribuivano in maniera determinante ai consumi fuori casa, penso soprattutto ai 25-44 anni, sono coloro che hanno visto modificare di più le loro abitudini di consumo fuori casa. Per cui sostanzialmente adesso abbiamo un mercato dei consumi fuori casa che si distribuisce dal punto di vista dei valori per classi di età in maniera molto simile alla popolazione, cioè quelle categorie di persone in termini di fascia di età che erano alto spendenti, alto frequentatori, sono coloro che hanno modificato di più i loro comportamenti e non lo sono più. Per cui abbiamo un comportamento di consumo fuori casa in termini di incidenza e di pesi per fasce di età molto simile alla popolazione. Passo al terzo punto, territorio. Che cosa abbiamo notato dal punto di vista del territorio? Una forte crescita del sud e isole. Ancora una volta, non tanto perché il sud e isole sia cresciuto maggiormente, ma perché hanno perso quote. Da una parte il nord-ovest che ha perso tutti i consumi business, da una parte il nord-est che ha perso tutto il contributo dato dai turisti, in particolare dai turisti stranieri. Questo ha fatto sì che il sud e isole nel relativo pesi di più, contribuisca di più nella generazione di occasioni di consumo, anche perché il sud e isole aveva già un tipo di consumo più sbilanciato verso le occasioni diurne rispetto a quelle serali. E siccome prima ci siamo detti che il mercato è stato penalizzato soprattutto nella sua componente serale, dall'aperitivo in poi, le aree che ne hanno sofferto di più ancora una volta sono quelle del nord, mentre diciamo i consumi del sud, dicevo, più sbilanciati sulle occasioni diurne, sono stati relativamente meno impattati. E lo vedete bene anche in questo grafico. Questo grafico cosa ci dice? I milioni di visite che sono state fatte da luglio in poi nelle diverse aree geografiche. Vedete che il sud aveva una forte predominio nel mese estivi, nel quarter 3, che però poi ha mantenuto anche, come vi dicevo prima, a novembre, dicembre e gennaio. Se guardiamo le altre aree, soprattutto da novembre in poi, quella che invece da novembre in poi ha reagito relativamente meglio rispetto alle altre è il nord-ovest. Per cui dal punto di vista dei territori cresce nel relativo il peso del sud. Dal punto di vista delle occasioni invece cosa ci possiamo dire? Possiamo dirci senza dubbio che è un mercato che è diventato molto più diurno. Se noi facciamo 100 le visite che gli italiani fanno fuori casa, hanno fatto fuori casa nei 6 mesi del 2020, e per cui sicuramente nei prossimi mesi avremo un comportamento simile, vale il 25% la colazione, il 20% la pausa mattina, 2% aperitivo prima di pranzo, 15% pranzo, 15% pausa pomeriggio, 4% aperitivo, 14% cena, 4 dopo cena più notte. Lo vedete bene nel grafico, l'area verde rappresenta le occasioni diurne e l'area, diciamo, rossa, dall'arancione al rosso, le occasioni serali. Occasioni serali che si sono contratte progressivamente a gennaio valgono solo un'occasione su 10, cioè su 10 occasioni di visita fuori casa, 9 sono occasioni diurne fino alla pausa pomeriggio e solo una è serale. E qui vediamo come davvero la parte chiaramente del mercato serale è stata quella più penalizzata e quella che si è chiaramente molto più impoverita, considerando anche che gli italiani hanno cambiato abitudini. Nel momento in cui io non posso fare una cena, ero in un'area gialla, magari faccio un pranzo leisure, non posso fare l'aperitivo serale, faccio l'aperitivo pre-pranzo. A febbraio noi abbiamo registrato un aumento del 100% degli aperitivi pre-pranzo. Non posso fare l'aperitivo, faccio la pausa pomeriggio. Questo ancora una volta per dire come gli italiani hanno voglia di uscire fuori casa e si stanno abituando a sfruttare le occasioni che gli vengono concesse. Arrivo al quinto punto, i canali.
I canali, cosa ci dice la nostra lettura per canali? Qui vedete alcuni dei canali riaggregati che analizziamo. Dei 2 miliardi di visite che abbiamo registrato nel Q4, solo il 10% sono stati fatti nei ristoranti. Forte contrazione tra il Q4 e il Q3, meno 59%. Il 36% sono stati fatti dai bar, contrazione del meno 38%. 5% fast food self-service in catena, e qui vedete anche il mondo delle catene più allargato, pesa più o meno il 5%, e nel Q4, per cui nell'ultimo trimestre del 2020, ha performato meglio degli indipendenti. E poi abbiamo il food delivery di cui si parla molto, giustamente. Ricordiamoci però che pesa, sta aumentando il suo peso, vedete i pallini verdi, le crescite, ma pesa il 5% del totale delle occasioni. Una larga parte ancora food delivery offline, per cui telefonata alla pizzeria che mi porta la pizza a casa, l'1% è food delivery online attraverso piattaforma. È vero che questo dato sta crescendo, a gennaio siamo arrivati al 2% e a gennaio il food delivery online ha fatturato 100 milioni di euro, per cui sicuramente un fenomeno da monitorare, ma vedete che ancora ha uno spazio abbastanza marginale. Come sono andati questi canali? Qui vedete la linea Bruna, del bar. Sì? Bruna, Ho scusa, l'ultima chart. non voglio interromperti, volevo soltanto chiederti di poter andare, diciamo, verso la conclusione. So Sì, che hai ho tante una chart cose. sola. Ho una chart sola, Esatto, ecco, Luciano. grazie. Certo, assolutamente. Vi dicevo, molto velocemente, qui guardate solo, linea viola dei bar che hanno tenuto, linea dei ristoranti in forte contrazione. E chiudo con questa chart. Tre fattori che influenzeranno i consumi fuori casa. Sono tre, secondo noi, fattori che influenzeranno i consumi fuori casa. Una volta che, come dire, agli italiani verrà concesso di ritornare alle loro abitudini pre-Covid, una, la situazione economica. Vedete qui il 48% degli italiani è molto preoccupato e limiterà le spese in consumi fuori casa. Il 68% ha paura di essere contagiato in bar e ristoranti, per cui dobbiamo aspettarci che ci sarà una parte di popolazione che continuerà ad avere timore a frequentare bar e ristoranti. E chiudo con un tema, anche questo molto dibattuto, perché sicuramente sarà una delle eredità di questa pandemia, che è lo smart working. 7 milioni di lavoratori nel 2021 faranno smart working, sono il 26% degli occupati, lo faranno 4 giorni alla settimana, uno su due per oltre 6 mesi, e vi chiedo solo di concentrarvi su questo dato che ci dice che nelle città oltre 250.000 abitanti saranno il 39%. Chiudo dicendo che, come vi dicevo, dall'analisi dei comportamenti dei consumatori si vede che alcune cose sono cambiate, ma emerge anche in maniera forte come gli italiani stiano sfruttando tutte le possibilità che gli vengono date per consumare fuori casa. Ci sarà un problema economico, ci sarà il tema della paura del contagio, ci sarà lo smart working, ma noi siamo veramente certi che in maniera abbastanza veloce gli italiani, non appena potranno, ritorneranno ai consumi, magari con delle modalità diverse che avevano nel 2019. Grazie, spero Grazie di aver Bruna, grazie recuperato un Bruna. po' di So che tempo. questi sono temi che meriterebbero mezza giornata di approfondimento, però il tempo non c'è, abbiamo detto suggestioni. Io focalizzo soltanto un punto tra le cose, anzi due tra le cose che tu hai fatto vedere. Una riguarda quel rimodellamento del business, anche in funzione del cambiamento delle occasioni di consumo, no? Tu hai parlato di anticipazione della cena, anticipazione dell'aperitivo e così via. Quindi vuol dire che bisogna avere la capacità di sfruttare tutto quello che c'è, anche dentro queste condizioni che non sono sempre le più favorevoli, però si può in qualche modo trovare uno spazio, una strada. La seconda riguarda il tema della sicurezza. Mi sembra l'ultima chart che tu hai fatto vedere che c'è una preoccupazione. Ora è evidente che è una, come dire, dichiarazione di intenti, e poi non sappiamo se è un po' come i voti, no? I sondaggi sulle elezioni. Si dice votano quei partiti, quelle, e poi le elezioni sono tutte diverse. Allora, quando però il 50%, forse anche di più, non ho segnato il numero, indica che teme, no, il contagio,
questo è un problema che ci porteremo nei prossimi mesi e comunque è un tema attuale. Allora io dico, e questo poi lo chiederò anche a tutti quelli che interverranno, che probabilmente nei prossimi mesi, anche quando avremo superato l'emergenza, il tema delle distanze, il tema dell'attenzione non sarà completamente superato. Quindi anche lì non credo che torneremo a pieno regime con le pizzerie, con i tavoli uno attaccato all'altro, no, perché facevano ambiente e così via. Sicuramente ci sarà ancora un'attenzione. Ora chiedo a Aaron, che come vi ho detto è partner di Bain & Company, e così di darci dal suo punto di vista, dal punto di vista di Bain, che ha seguito questo mercato nel corso di questi mesi, che cosa l'Italia è un paese, come dire, anomalo nel contesto europeo, parlo dei consumatori italiani, o tutto il mondo è paese? Ci sono fenomeni diversi, che cosa è accaduto e che cosa lui immagina dal suo punto di osservazione possa accadere, guardando anche all'esperienza di altri paesi? Grazie Luciano. No, in realtà i messaggi sono molto simili, anche guardandoli in maniera un po' più aggregata, e magari vorrei anche darvi uno stimolo guardando molto più in là, proprio nell'ultima pagina vi darò uno stimolo guardando molto più in là del nostro continente, dove diciamo adesso possiamo vedere i primi segni di ripresa, chiamiamoli, in una situazione post-Covid. Ma in realtà, come diceva giustamente Bruna, i consumatori anche a livello europeo si stanno un po' adattando a questo nuovo new normal post o con Covid, e vivono in maniera diversa, anche se in realtà la seconda ondata ha portato un po' di preoccupazione in più per quanto riguarda la salute, e questo fa molto il paio con quello che dicevamo prima, perché l'Italia assieme alla Germania è stato uno dei paesi in cui la preoccupazione è cresciuta maggiormente, ma soprattutto le generazioni più giovani si sono sentite un po' più preoccupate. Questo fa molto il paio con il fatto che la clientela adesso dell'Auto Foam si sia spostata su fasce di età maggiori. E in realtà se guardiamo in maniera prospettica all'interno dell'Unione Europea, gli italiani sono quelli che hanno tagliato di più le loro spese, soprattutto sul fuori casa, quelle, e soprattutto quelle discrezionali, un po' per timori, o almeno una parte per timori legati alla propria capacità, alla propria sostenibilità finanziaria nel medio periodo, ma anche un'altra parte per l'oggettiva mancanza, o comunque la minore presenza di occasioni di consumo. E concordo pienamente, per chiudere diciamo l'overview, che appena potranno, con le dovute cautele, i consumatori in realtà sono molto inclini a tornare, e quantomeno dichiarano di voler tornare presto, soprattutto nei ristoranti e nei bar, diciamo nel consumo fuori casa. Chiudo con l'Australia, in cui vi farò vedere diciamo le primissime evidenze. Sapete che l'Australia è un paese essenzialmente quasi Covid free, il governo ha attuato delle restrizioni molto stringenti sia in entrata che in uscita, essenzialmente è quasi un paese chiuso, e di conseguenza si stanno evidenziando come potrebbe essere in realtà il comportamento del consumatore, seppur con un profilo diverso, in una situazione diciamo post-Covid. In realtà vediamo che i consumi sono prossimi ai livelli pre-Covid. Ma vi do solo alcuni, diciamo, veramente qualche highlight. Qua vediamo la nostra survey, diciamo, facciamo delle survey periodiche su un panel di circa 10.000 consumatori, diciamo fuori all'interno dell'Unione Europea. E qua vedete diciamo l'ultima che abbiamo fatto in piena seconda ondata. Sulla sinistra vedete quanti consumatori si dichiarano diciamo fortemente affetti
dalla pandemia in rosso e meno affetti in verde. In realtà l'Italia, come vedete, assieme alla Svezia, è una di quelle che presenta il bilancio netto migliore degli altri paesi. E lo vedete anche sulla destra che diciamo il bilancio netto che dichiara quanto, diciamo, che si dichiara fortemente affetto dalla pandemia tra maggio, luglio e novembre. Vedete che essenzialmente il messaggio è che sempre meno persone si sentono completamente, diciamo, affette dalla pandemia o dalla situazione pandemica, e di conseguenza il messaggio è che si stanno un po' abituando a vivere con questa con questo setup. In realtà, se dopo lo si va a vedere appunto nel mezzo della seconda ondata, gli italiani sono quelli che si dicono un po' però più preoccupati per la propria salute, e da qua lo si vede anche, diciamo, nell'essere più restii ad uscire. Qua lo vedete chiaramente, sempre il confronto è tra novembre nella barra solida e luglio nella barra, diciamo, tratteggiata. Vedete che gli italiani all'interno dei paesi principali dell'Unione Europea sono i più, tra virgolette, quelli che si dicono maggiormente preoccupati. E diciamo, in aggiunta a tutto questo, gli italiani sono anche quelli che in realtà hanno cercato di limitare il più possibile gli acquisti non essenziali. E qua vedete la percentuale di rispondenti che ci dice che sì, hanno tagliato delle spese discrezionali o comunque non essenziali per fatto 100 rispondenti. Quindi l'Italia evidentemente supera di gran lunga sia la media europea, sia, diciamo, country un po' più, diciamo, meno restie a spendere come Germania e Svezia, in realtà, per le diverse restrizioni che il governo ha deciso di adottare. Quindi in realtà noi siamo stati il paese più, i consumatori italiani sono stati quelli che hanno deciso di tagliare maggiormente lo spending su cose non essenziali. E andando un livello sotto, in realtà vediamo che dove hanno tagliato maggiormente sono state evidentemente anche le occasioni dell'autofoam, del fuori casa, in particolare quello che viene chiamato entertainment, quindi tutta la parte di cinema, teatri e quant'altro, ma soprattutto anche ristoranti e bar, che sono secondi, lo vedete nella barra, nella parte rossa della barra, secondi solo, diciamo, alla parte di viaggi, no? Quindi in realtà i consumatori hanno tagliato in maniera significativa sulla parte di autofoam. Vorrei solo magari darvi un piccolo, diciamo, barlume di luce, nel senso che i consumatori, e questo, diciamo, è una media europea in cui l'Italia si posiziona in maniera un po' meglio sulle due barre rosse, in realtà i consumatori dicono che sarebbero molto inclini a ritornare a spendere, diciamo, a passare il loro tempo in attività autofoam, in particolare nelle due barre rosse, lo vedete su ristoranti e bar. Di conseguenza sono totalmente d'accordo con quanto diceva prima Bruna, che in realtà il consumatore prevede di ritornare una volta che la sicurezza sia garantita a spendere il suo tempo sul fuori casa. Faccio un'ultima considerazione prima di mostrarvi il caso australiano. Questa invece è stata una domanda un po' più specifica, con anche il taglio per singolo paese, di quanto una volta che le restrizioni verranno alleviate, diciamo, e la situazione pandemica sarà in via di risoluzione, quanto pensano gli italiani, in questo caso a confronto con gli altri paesi europei, di riallocare il proprio spending sul beverage fuori casa. Adesso vedete nella lineetta orizzontale quanto spendono adesso e quanto pensano di spendere in futuro. Quindi diciamo che c'è, grosso modo, adesso, tra adesso quello che stavano
spendendo nella fine del 2020 e pro futuro una volta risolta, si prevede un aumento, dichiarano di avere un aumento del 25-30% circa. Vorrei darvi un ultimo diciamo snapshot di cosa sta succedendo in Australia. L'Australia, dicevo, è una nazione essenzialmente COVID free, poco ci manca, adesso i casi si riducono veramente, si contano sulle decine i casi di nuovi COVID, neanche di ospedalizzazioni, e qua lo vedete un po' diviso tra quello che è successo all'inizio del 2020 e con il lockdown e tutta la parte di second wave, della seconda ondata, che esauritasi diciamo verso settembre di quest'anno ha poi portato l'Australia a prendere restrizioni estremamente rigide sull'entrata e sull'uscita dal paese. Di conseguenza si sono, diciamo, allentate, alleviandosi la situazione epidemiologica, si sono allentate anche tutte dopo le restrizioni sull'autofoam. E vedete in rosso, la linea rossa, come è evoluto lo spending sui caffè e ristoranti. Questo qua sono dati consuntivi, no? Perciò diciamo dati non dichiarati ma realmente avvenuti. E la cosa che diciamo ci fa un po' riflettere e ci fa ben sperare soprattutto è che nel dicembre del 2020 rispetto al dicembre 2019 essenzialmente siamo quasi a pareggio, siamo a meno 2%, no? Siamo quasi a un pareggio rispetto anno su anno. Di conseguenza ci fa ben sperare sul fatto che una volta che le restrizioni o comunque la situazione pandemica venga risolta, ci sia la possibilità di un rapido rimbalzo dei consumi rispetto al tema pre-Covid. Bene, grazie Aaron, grazie. Credo che il panorama fatto su altri paesi sia con questa chiusura poi dell'Australia assolutamente incoraggiante. Devo dire che riporto a casa una delle cose che hai detto quando hai fatto riferimento ai maggiori tagli degli italiani. Ecco, questo va visto in parallelo con l'aumento consistente del risparmio. Noi siamo un paese che in questi mesi ha risparmiato molto, i risparmi delle famiglie sono cresciuti in modo significativo, è evidente che c'è lì tutto l'atteggiamento degli italiani, che è un atteggiamento sempre improntato alla prudenza, no? Per un po' da formica, quindi per gestire eventuali periodi meno favorevoli. Però la chiusura dell'Australia è assolutamente incoraggiante, vuol dire che c'è il rimbalzo e bisogna ovviamente ripartire, bisogna che il Covid sia messo alle spalle e poi ripartire. Ecco, adesso per andare avanti, cambiando un attimo punto di osservazione, quindi non da chi studia il mercato per ragioni di appunto di conoscenza da mettere poi a disposizione di tutti gli altri, ma da chi sta sul campo perché fanno business in questo mercato, e quindi faccio riferimento a due aziende assolutamente rilevanti come Coca-Cola e Lavazza, chiedo a Silvia Molinaro, che è direttore vendite del canale Autovom di Coca-Cola Italia, HBC Italia, di dirci che cosa dal suo punto di osservazione, quello appunto di un'azienda molto ramificata in Italia, ma non solo in Italia naturalmente, come company, e che cosa hanno avvertito come cambiamenti, come atteggiamento dei consumatori, e se questi atteggiamenti sono appunto da considerare temporanei, legati all'emergenza, o ci porteremo dietro qualche eredità, non so se positiva o negativa, questo lo lascio dire a te. Grazie Silvia. Grazie, buon pomeriggio Luciano, buon pomeriggio a tutti. Allora, diciamo che posso fare eco un po' a quello che hanno detto Bruna e Aaron, cioè il Covid ha chiaramente impattato il canale Horeca. Con performance differenti, Bruna ha sottolineato una performance interessante del canale Vending, che devo dire abbiamo rilevato anche noi, ed è anche diversa, come Bruna anche ha detto, per area, a seconda poi di quelle che sono state le restrizioni. Tre driver, uno non citato, però fondamentale perché vale circa il 20%, più o meno 20-22% del consumo fuori casa del turismo, quindi tre driver
che abbiamo visto noi che hanno impattato la performance: turismo, smart working, menzionato anche prima, e la preoccupazione, se vogliamo, di consumare nell'Horeca. Inizialmente, durante il primo lockdown, devo dire, c'è stata una prima forte battuta d'arresto che noi abbiamo rilevato immediatamente. L'anno era partito molto bene, tutti i dati che leggevamo erano estremamente positivi, quindi gennaio, febbraio molto bene, marzo fino a metà, diciamo, bene. Oggi credo che cicliamo il primo lockdown, non so se la data è stata scelta, Luciano, apposta, ma oggi è esattamente un anno, diciamo, da quando siamo stati chiusi dentro per la prima volta, e effettivamente gli italiani erano fortemente scottati da questo, e le analisi che noi avevamo ci dicevano sostanzialmente che i consumatori ci avrebbero messo molto tempo a tornare nell'out of home. In realtà, finito il lockdown, ci siamo ritrovati con un'estate relativamente positiva, e quindi faccio eco a quello che ha detto Bruna. Noi siamo assolutamente convinti, cioè il Q3 abbiamo chiuso, mi pare, a meno 10 più o meno il canale. Il 97% degli italiani è tornato a consumare in out of home, con una minore frequenza sicuramente, ma in questo ha aiutato sicuramente l'estate, il poter sentirsi più sicuri. Probabilmente giocheranno un ruolo fondamentale tutti quei punti vendita che hanno spazi all'esterno, e su questo speriamo che il governo pensi nuovamente a tutta una serie di attività che permettano appunto ai punti di vendita di aprire diciamo i dehors, e poter utilizzare quello che è lo spazio pubblico, continuare ad utilizzare lo spazio pubblico, perché questo fa chiaramente sentire il consumatore più al sicuro. Quindi, le aree invece metropolitane hanno chiaramente continuato a subire una forte battuta d'arresto, perché non c'è turismo, c'è molto remote working, e quindi penso al centro di Milano, così come il centro di Roma, o città estremamente turistiche, penso Firenze, penso Venezia, sono chiaramente ancora profondamente in difficoltà e faranno fatica sicuramente a ripartire finché non ripartirà il turismo. Noi quello che ci aspettiamo però è, ci aspettiamo che nel momento in cui, lo menzionavo prima, pensavamo di essere offline, eravamo online, ma benissimo, perché questo è esattamente il punto cruciale della questione. Se la campagna vaccinale dovesse velocizzarsi, quello che noi ci aspettiamo è una ripresa molto forte dell'Horeca, esattamente ai livelli di prima, o come diceva Aaron, l'esempio australiano lo dice, un meno 2 più o meno in un mese di dicembre in cui si è relativamente, in un paese in questo caso COVID free, anche noi quello che noi pensiamo è sostanzialmente che ripartiremo, che sarà una buona stagione. Speriamo anche, qui parlo chiaramente per la mia parte di business, una stagione molto calda, perché chiaramente più caldo fa, più la gente beve, e speriamo che beva tanta Coca-Cola, o tutto il portafoglio, diciamo, nostro, e noi chiaramente stiamo anche lavorando per supportare quanto più possibile. Abbiamo, per quanto riguarda l'Horeca, quasi 400 persone sul territorio, appunto, che si occupano di stare vicino ai nostri clienti, quindi parliamo di clienti di sell-in, ma anche di clienti di sell-out, e quindi i punti vendita che, a cui oggi ci rivolgiamo. Quindi quello che stiamo cercando appunto di fare è un sostegno, di capire quelle che sono le esigenze dei punti vendita oggi. Quello che ci è risalito è l'assoluta necessità, per esempio, di aiutare su tutto quello che è la parte di materiali outdoor, e quindi gli ombrelloni, le sedie, i tavoli, per entrare molto nel concreto. In generale, noi ci crediamo che sarà una bella stagione che ripartirà, e chiaramente c'è un grande punto di domanda relativo ai vaccini, e su questo purtroppo possiamo fare poco. Ci affidiamo però, speriamo, diciamo, a una velocizzazione del piano vaccinale che consentirà a tutti di tornare a una graduale nuova normalità. Silvia, soltanto per chiederti una cosa, approfitto perché ti rubo ancora un minuto. Tu ritieni che il tema sicurezza, no? Sicurezza, adesso non sto parlando del vaccino, della pandemia, il contagio, ma questo aspetto, diciamo, questa ipersensibilità alla sicurezza, cioè questo anno di distanziamento interpersonale, lo supereremo velocemente o ci condizionerà ancora nei prossimi mesi, anche quando le cose sembrano abbastanza superate? Secondo la vostra sensibilità, il vostro punto di osservazione, state pensando a qualcosa che resti ancora?
per esempio immaginando il vostro business, appunto? Mi fai una domanda da $1 million. Quello che ti posso dire è che secondo me, cioè che quello che le grandi aziende come noi devono fare in questo momento, noi dobbiamo sempre prepararci alla peggior situazione, a supportare il mercato nella peggior situazione possibile. Se dovesse rimanere, quello che noi dobbiamo fare è dei piani a sostentamento, come ho detto, appunto dei punti di vendita, che consentano ai punti di vendita e di ricevere il nostro supporto su tutto quello che sono materiale outdoor. Ne parlavamo l'altra sera al telefono, Luciano, io sono convinta che il consumatore italiano abbia voglia e desiderio di ritornare alla socialità, è nella nostra cultura la socialità, lo stare insieme. Credo che dobbiamo, insieme ai punti di vendita, fare in modo di mettere il consumatore di sentirsi il più sicuro possibile. Credo che la stagione calda in questo, quindi l'avvicinarsi alla possibilità di poter stare più possibile all'esterno, sicuramente aiuterà. Penso anche che i punti vendita che hanno solo spazio all'interno saranno sicuramente quelli che purtroppo nel caso in cui il consumatore comunque avverta, perché lo dicono tutti, non toglieremo le mascherine sicuramente fino alla fine dell'anno, quindi questo non sarà un ricordo lontano, sarà comunque una cosa che vivremo e continueremo a vivere nel quotidiano. I punti vendita senza spazio all'esterno saranno sicuramente quelli che soffriranno di più, e ancora una volta lo smart working, quello che noi pensiamo è che è qui per rimanere, non è un trend del momento, l'ha detto Bruna, l'ha detto anche Aaron. Le aziende oggi stanno pensando come capitalizzare su questa velocizzazione, diciamo, verso lo smart working. Quindi credo che dobbiamo lavorare per tutti insieme come sistema, ecosistema, supportarci vicendevolmente a fare di più e meglio su tutto quello che oggi sappiamo che potrà fare. Per me in questo momento è sicuramente provare a fare una grande stagione e poi avvicinarsi nella maniera corretta al Natale. Però anche su questo, come dicevo, io non credo che il consumatore italiano cambierà drasticamente i propri comportamenti. Fra le cose che noi avevamo atteso nei nostri numeri, ci aspettavamo che il consumatore avrebbe cambiato il suo modo di comportarsi all'interno del punto di vendita. In realtà questo non è successo, non è successo in nessuna delle due ondate. Ora vedremo questa terza ondata dentro la quale siamo immersi in questo momento, che strascichi lascerà. Grazie Luciano. Grazie Silvia, un bel segnale, incoraggiante, guardiamo al futuro prossimo con maggiore fiducia ed ottimismo e con realismo soprattutto. Adesso passo la palla ad Igor, che è il direttore per l'Italia e la Svizzera di Lavazza. Anche Lavazza è una grande azienda del fuoricasa. Ovviamente dico ad Igor che non me ne voglia Silvia, ma il caffè per il bar italiano è il prodotto simbolo, e quindi è una sorta di cartina di tornasole. Attraverso il caffè riusciamo anche a capire che cosa è avvenuto in questo canale. In particolare sto parlando del bar, anche se il caffè non si prende solo al bar. Ecco, ad Igor chiedo di darci anche lui una panoramica su che cosa è avvenuto, pensando soprattutto a questo sali e scendi di aperture, chiusure, smart working, mancanza del turismo. Quindi queste cose che stiamo vedendo negli ultimi mesi, perché quando abbiamo fatto il lockdown, sapevamo del lockdown, ci siamo messi tutti, come si dice, l'anima in pace e siamo stati chiusi in casa, no? Adesso non si capisce più nulla, una settimana si apre, una si chiude, poi 14 giorni e poi cambia la cabina di regia e poi i fine settimana e poi i centri commerciali e poi l'asporto dopo le 18. Insomma, veramente è una babele che credo che riesca a confondere anche il più illuminato degli imprenditori, mettiamola così. Ecco, dici qualcosa dal tuo osservatorio, che è un osservatorio non irrilevante in questo mercato. Vai Igor. Grazie Luciano, è piacere di conoscervi a tutti, seppur digitalmente, ma ormai siamo abituati da qualche mese. Sappiamo che Lavazza innanzitutto lavora in posizione da leader un po' su tutti i canali, siamo presenti sul retail, sull'e-commerce, sui negozi specializzati di caffè, sul food service, sul vending, negli uffici, nel door to door. Quindi diciamo che in questo periodo abbiamo dovuto affrontare veramente tantissime complessità, anche perché noi lavoriamo su questi canali
con una forza vendita dedicata per ogni canale e con prodotti dedicati per ogni canale. Quindi immaginate, in funzione di quello che mi dicevi, Luciano, no? Quell'apri e chiudi con retail che aumenta e food service che si riduce. Food service, negozi che riaprono, ripartenza dei bar con riduzione del retail. Immaginate l'impatto sulle nostre linee produttive. Ogni linea lavora per un prodotto dedicato per il canale, quindi immaginate anche a livello sia di, diciamo, di operation, sia di supply chain, ma anche di proprio di gestione delle linee produttive, le complessità che stiamo affrontando. Dando una panoramica complessiva su totale canali, è ovvio, come sappiamo tutti, noi siamo cresciuti molto come numero di tazzine di caffè sul mondo del retail, dei negozi specializzati, dell'e-commerce, ma quello che dobbiamo dire, lo diciamo con sicurezza, è che il numero complessivo di atti di consumo del caffè, se mettiamo dentro tutto fuori casa, quindi le perdite su food service, quindi bar, ristoranti, hotel, distributori automatici, vendite negli uffici, door to door, purtroppo il numero complessivo, che in Italia è di 35 miliardi di tazzine nel 2019, è un numero che sarà negativo. Oggi è difficile mettere insieme i numeri di tutti i canali, ma pensiamo ad una perdita tra 1 e 2 miliardi di tazzine complessive. Quindi tanta roba comunque, no? Diciamo un po' mediata dai maggiori consumi domestici, ma comunque un numero negativo. Poi ogni torrefattore, in funzione di come è sbilanciato sui vari canali, può aver avuto effetti positivi o negativi, ma il numero generale è un numero negativo. Purtroppo sappiamo che la situazione nei prossimi 2-3 mesi non è destinata a migliorare più di tanto. Dobbiamo aspettare, come dicevamo prima, un po' il caldo estivo e quindi i Dehor, no? Che sono un po' l'unica via di uscita in funzione dell'arrivo dei nuovi vaccini. Per quanto riguarda il consumatore, cosa possiamo dire? Beh, il consumatore è sicuramente più consapevole, è più informato e vorrà essere sempre più coinvolto nel processo di scelta. Quello che possiamo dire è che sicuramente arriverà, se non è già arrivata, una crisi economica importante. E Istat ci dice che già abbiamo 1 milione di persone in più che vivono in povertà assoluta, sono 5,6 milioni di persone che vivono in povertà assoluta, e quindi per queste persone sicuramente non ci saranno grandi opportunità. Quello che possiamo dire, imparando un po' dalla crisi del 2008, che ci saranno, diciamo, a essere maggiormente colpite saranno le famiglie, perché chi ha famiglia, una famiglia con figli, probabilmente ha avuto qualcuno che statisticamente in famiglia può aver avuto una riduzione del reddito, no? E quindi avrà meno potere d'acquisto. Quindi probabilmente a risentirne in maniera maggiore della crisi economica saranno le famiglie. Al contrario, per quello che dicevi anche prima, Luciano, noi sappiamo che in realtà il livello di risparmio degli italiani ha raggiunto un livello record. Ci sono 1.700 miliardi nella cassa depositi e risparmi, 1.700 è il PIL di un anno dell'Italia, quindi in realtà ci sono anche tutta una serie di persone, spesso sono adulti con figli già cresciuti o comunque giovani che hanno una grande disponibilità alla spesa. Quindi secondo noi, diciamo, bar, ristoranti devono saper intercettare questi nuovi tipi di consumatori che nasceranno nei prossimi mesi, no? Qualcuno che avrà forti difficoltà, qualcun altro che invece sarà disposto a spendere anche di più per avere un'esperienza gratificante, diversa, e per questo pensiamo che ad aver più successo saranno i bar che in qualche modo si distinguono, che avranno un'identità chiara, e per quanto ci riguarda nel mondo del caffè sicuramente l'occasione buona per trasferire tutti gli effetti, il valore della materia prima, di tutta la filiera che c'è alle spalle, no? Il caffè viene vissuto ancora troppo come una commodity, anche al bar. In realtà raccontiamo poco. La storia è molto simile a quella del vino. In realtà in Italia si fa poco. E noi siamo i primi a essere colpevoli, no? Perché poi in realtà non siamo stati bravi a trasferire tutto questo tipo di informazione. Pensiamo che possono essere più occasioni di consumo sul caffè, che può diventare, diciamo, più camaleontico, dalla prima colazione della mattina all'aperitivo della sera. Ci sono più occasioni in cui poter consumare il caffè. Altri elementi di cui abbiamo parlato sono sicuramente la sicurezza, è un tema che ci è particolarmente caro, tant'è che, diciamo, in fase di ripartenza noi abbiamo inviato ai nostri 10.000 bar clienti sul caffè un kit che abbiamo chiamato kit di ripartenza, che si chiamava Distanti il giusto, uniti nel gusto,
con il quale fornivamo ai nostri clienti non soltanto tutta una serie di materiali molto pratici per la ripartenza, quindi palettine, bicchieri per il takeaway, ma anche il numero con l'assistenza per le macchine espresso, perché dopo essere state ferme per un mese e mezzo qualche problema poteva esserci, no? Poi abbiamo fornito tutta una serie di grafiche per aiutarli nei social a comunicare con i loro clienti, e abbiamo però fornito tutta una serie di materiali, di brochure informative su come affrontare in sicurezza la ripartenza, quindi materiali che spiegavano come comportarsi per rispettare le regole sul distanziamento. Abbiamo fornito tutta una serie di regole su come rivedere il layout del punto di consumo, e tutta una serie di informazioni su come trattare il consumatore, così per eliminare il senso di paura, di preoccupazione che ci poteva essere un po' nel ritorno al bar, no? Quindi diciamo che sappiamo che il consumatore è pronto per ritornare al bar, ma ci vuole un po' di spensieratezza. Altro elemento molto importante per il consumatore, il consumatore è più digital sicuramente rispetto al periodo ante pandemia. Sappiamo che tante persone hanno cominciato a fare la spesa online e continuano a fare la spesa online. Sappiamo che ci sono tante persone che stanno rendendo la propria casa smart, no? E quindi pensiamo che anche nell'esperienza, nel mondo della ristorazione, sempre di più si cercherà l'esperienza digitale. Noi non rubo troppo tempo, ma abbiamo lanciato a luglio, in piena pandemia, un'app che si chiama Piacere Lavazza, con il quale è un'app di loyalty con il quale premiamo i nostri clienti non soltanto se acquistano prodotti nei supermercati online, ma anche se consumano un caffè in uno dei nostri bar, no, proprio, ma anche se vanno a prendere un caffè di fronte a una vending. Questo per favorire un po', per seguire il consumatore nel suo customer journey, ma nello stesso tempo anche per facilitare il traffico verso il bar. Da luglio a novembre noi a tutti i consumatori che facevano un download della nostra app offriamo un caffè in uno dei nostri bar, proprio per aiutare in qualche modo i bar, no? Quindi tutta una serie di iniziative che aiutano, ma anche la parte digitale è molto importante. Vado sugli ultimi due punti importanti. Uno è relativo al fatto che i consumatori cercheranno di essere molto più attenti alla propria salute, ma anche alla salute del pianeta, e quindi ci sarà maggiore richiesta di prodotti sostenibili e soprattutto ci sarà molta più attenzione alla responsabilità sociale delle aziende. E l'ultimo punto molto importante per capire un po' Lavazza come si sta muovendo in questo mondo è che noi sappiamo che le caffetterie sono state in realtà il primo social network, no? Perché le caffetterie sono nate nel 600 ed erano luogo dove ci si radunava per discutere di questioni politiche, questioni mondane o culturali, no? Quindi in realtà il primo social network è nato nel 600, ormai hanno 400 e passa anni, non possono estinguersi assolutamente. Ovviamente c'è un'evoluzione, noi crediamo che il ritorno sui consumi fuori casa ci sarà e sarà molto più forte rispetto a quello che ognuno di noi sta pensando, perché dopo un periodo di proibizionismo sappiamo che normalmente le persone tendono a consumare sempre di più. Quindi noi abbiamo un approccio positivo al canale, come testimoniato dal fatto che tra marzo e aprile lanceremo tutta una serie di nuovi prodotti food, sia nei grani che nelle capsule, ma anche nelle macchine, su cui stiamo convertendo tutto il nostro parco macchine espresso in telemetria. La telemetria è molto importante perché permette di prevenire guai alle macchine e quindi evitare anche delle perdite importanti per il barista, ma anche per migliorare la resa in tazza del caffè. Stiamo facendo innovazione nei processi e servizi per il fuori casa, una modernizzazione della rete vendita, la digitalizzazione dei pagamenti, no? Proprio a conferma del fatto che noi vogliamo investire su un canale che pensiamo ripartirà. Non da ultimo leggiamo di qualche grande azienda che sta lasciando a casa tante persone. Noi stiamo facendo esattamente il contrario sul fuori casa, quindi soprattutto nelle posizioni apicali, nell'ultimo anno abbiamo assunto 5 persone che sono di nuovo un segno del fatto che vogliamo investire. Quindi siamo sicuri che stiamo per uscire dal tunnel e affrontare un periodo decisamente migliore. Grazie Igor, perché penso che aziende come le vostre, quando dicono di credere nel settore, nel fuori casa, vuol dire, siccome gli vale qualche euro,
questa cosa, ci mettono, investono, allora possiamo essere fiduciosi. Ecco, volevo intanto salutare Antonio Civita di Panino Giusto, che si è aggiunto al gruppo, ci ha raggiunto, e invece saluto per tutti voi da parte, un saluto a tutti voi da parte di Aaron, che è dovuto andare via, sapevo che alle 4 ci doveva lasciare per un impegno concomitante. Di quello che ha detto Igor raccolgo un elemento per dire che per quanto possa crescere il canale domestico non potrà mai compensare le perdite del canale fuori casa. Oggi il saldo 2020 è un saldo negativo di almeno 30 miliardi di euro, parlo complessivamente, perché le vendite nel canale domestico di prodotti alimentari nel 2020 sono cresciute del 5%. Quindi se portiamo questo 5% sui 150 miliardi, vediamo che è poca roba, perché voi sapete che negli ultimi anni il canale domestico era in difficoltà, cioè stava in calo, aveva perso posizioni. Quindi la salvezza dell'agroalimentare italiano passa fondamentalmente per la ristorazione, per i bar, se vogliamo ancora crescere. Quindi è importante quello che noi cerchiamo di dire tutti i giorni, che questo settore possa riaprire in sicurezza, perché non riguarda soltanto la sopravvivenza, che pure è importante, di queste imprese, e che noi mettiamo ovviamente come federazione al punto centrale della nostra azione, ma è importante per una lunga filiera fatta di migliaia di altre aziende che vanno dall'agricoltura alla trasformazione industriale e artigianale, per arrivare poi persino, no, a tutto il ruolo che ha, quel grande ruolo che abbiamo nel mondo del turismo. Ora, questo cerchiamo di dirlo, ci dicono che abbiamo ragione, però non riusciamo ovviamente a dare la svolta, perché purtroppo, lo devo dire a qualcuno che scrive, i bar e i ristoranti sono diventati il simbolo non solo in Italia ma in Europa della lotta alla pandemia, non perché lì si sviluppino i contagi, ma perché non riesce nessuno Stato riesce ad immaginare un'azione di contrasto alla pandemia con i ristoranti aperti a cena o con i bar che fanno l'aperitivo serale. Questo è c'è un problema naturalmente di pregiudizio, anche di una comunicazione che non è favorevole da questo punto di vista, e che noi purtroppo siamo costretti a subire, nonostante ce la stiamo mettendo tutta per cercare di invertire la rotta. Allora, però, non è questa adesso l'occasione per fare ragionamenti di questo tipo. Io passo immediatamente la parola a Lorenzo Farina, che, come vi dicevo, non è soltanto il titolare, non è solo un ristoratore, mettiamola così, del Dux di Roma, ma è anche un uomo che conosce bene il marketing, la comunicazione, si occupa ovviamente di comunicazione, di marketing, di pubblicità, e quindi con lui vorrei fare, in questa sua doppia veste, un ragionamento a tutto tondo, naturalmente partendo, mettendo al centro il suo ruolo di ristoratore. Prima di passarti la parola, Lorenzo, per me è doveroso, perché ritengo che questa sia un'occasione giusta per ringraziare Igor e Lavazza, in questo caso nella persona di Igor, così come Coca-Cola nella persona di Silvia, perché loro, insieme ad altre aziende, e in questo caso sto parlando di San Pellegrino, con cui parleremo in un altro webinar, e anche di Perfetti Mammelle, abbiamo messo su un tavolo per il sostegno al settore Horeca, al nostro mondo, e nei prossimi mesi, speriamo il prima possibile, daremo evidenza del lavoro che questo tavolo sta facendo. Ci sarà l'occasione per parlare approfonditamente di questo. Quindi li volevo ringraziare, perché per me era questo un atto doveroso. Non è piaggeria, ma penso che sia giusto, perché è vero che loro fanno business in questo settore, però devo dire che in questi mesi hanno anche avuto un atteggiamento proattivo, diciamo, di grande sensibilità verso la sofferenza del settore, ecco, mettiamola così. Lorenzo, grazie, a te la parola. Grazie Luciano. Grazie Luciano.
siamo tutti sulla stessa barca, quindi. Certo, certo. Allora, buonasera a tutti. Allora, la mia visione è una visione, diciamo, dopo aver visto tanti dati macro, una visione molto più micro, quindi molto più centrata su una realtà. Due parole, la mia attività, ho un ristorante esclusivamente serale e con un cocktail bar, American bar, anche quello esclusivamente serale, così era almeno fino a qualche settimana fa. Chiaramente l'impatto per la nostra realtà è stato abbastanza devastante, per cui anche, diciamo, al di là di tutto quello che si è visto, diciamo, l'impegno per sopravvivere è veramente significativo da parte nostra. Allora, due parole su quello che abbiamo osservato. Confermo a livello macro tante delle cose che sono state dette, in particolare il tema della differenza uomo-donna all'interno dei punti vendita, molto significativa nell'ambito della mia realtà quantomeno, dove abbiamo comportamenti diametralmente opposti. Vado ovviamente per grandissime semplificazioni, mi perdonerete, ma per gli uomini è come se non fosse successo niente. Ovviamente non è esattamente così, ma diciamo l'uomo ha una sensibilità molto diversa rispetto al problema. Se decide di uscire, basta, esce. Invece la donna ha un approccio molto diverso, molto più preoccupato, molto più di tutela di avvenimenti che potrebbero avere un impatto, in particolare nella frequentazione dei locali. Quindi la classica telefonata che riceviamo, noi abbiamo un sistema di prenotazioni online che funzionava ovviamente per il locale la sera, e nei mesi in cui siamo stati aperti, quindi a cavallo dell'estate, la gente non ci chiamava per cioè non prenotava più online, ma chiamava perché voleva scegliere il tavolo e voleva essere tranquilla che il tavolo fosse protetto dall'affluenza. Il locale è un locale che ha una discreta affluenza, quindi sicuramente c'era anche una preoccupazione di partenza. Ma la cosa interessante è che, fatte 100 le telefonate, 99 erano di donne che avevano bisogno di questa rassicurazione. Quindi sicuramente questa differenza l'abbiamo osservata. La seconda cosa che abbiamo osservato, l'ha citata a un certo punto Luciano all'inizio, poi l'avete ripresa voi, è fondamentale che riceviamo supporto per avere ampliamento degli spazi, perché credo che sicuramente il post-Covid sarà quantomeno un pareggio, quindi un ritorno alla normalità, come ci faceva vedere Aaron. Credo che a livello micro non sarà esattamente così, ci saranno grandissime differenze. Uno dei temi fondamentali è che chi avrà spazi da poter offrire alla propria utenza per poter, no, vivere l'esperienza del locale, qualsiasi esso sia, nella miglior sicurezza possibile, avrà più possibilità. È chiaro che qui ci sono grandi diversità nei centri urbani ad alta densità, dove abbiamo visto che l'impatto è stato particolarmente significativo. Questo è un problema abbastanza serio. Devo dire, c'è bisogno di un supporto istituzionale. Vi cito solo questo episodio per farvi sorridere, ma ci sarebbe più da piangere. Noi abbiamo avuto una chiamata del presidente del consiglio precedente, che era venuto in televisione a dirci: adesso io dico ai locali, andate, occupate il suolo pubblico, prendete spazio, andate su, andate giù, e poi dopo presentate le domande. Noi abbiamo ottemperato a questo invito del nostro presidente del consiglio, salvo che dopo che abbiamo presentato la domanda ce l'hanno rifiutata e ci hanno multati. Okay? Allora è chiaro che qui c'è anche un tema istituzionale nel quale diciamo, io ritengo che locali, bar, ristoranti abbiano una giusta restrizione in questo periodo, dove dobbiamo effettivamente tutelare ogni situazione che non sia fondamentale per il paese, ma che fa parte di tutto il mondo, diciamo, dei fringe benefits della vita, e quindi, no, andare fuori a pranzo, a cena, eccetera, non sono momenti necessari. D'altro canto,
Quindi se andiamo a chiudere mettiamo anche le giuste, i giusti supporti a queste attività, perché le attività sono fatte di persone e tutti sono terrorizzati da cosa succederà quando terminerà il divieto dei licenziamenti. Io credo che nell'ambito dei locali commerciali questo sarà un tema estremamente pesante, perché se non riprende subito, la prima cosa che succederà è che ci troveremo con un sacco di gente per strada, perché i locali, se non ripartono immediatamente con i volumi di prima, dovranno restringere le proprie, no, i propri organici. Però detto questo, devo dire che noi abbiamo fatto un sacco di attività che hanno dato una grandissima risposta da parte della nostra clientela, quantomeno. Ve ne cito un paio. Allora, abbiamo iniziato a fare un servizio di consegna. Noi non facevamo assolutamente delivery. Siamo il classico locale chiamato un po' trendy, quindi non facevamo delivery del nostro cibo, che non era nel nostro, diciamo, non so, nella nostra proposta, non ci stava. Chiaramente in questi ultimi mesi abbiamo iniziato a farlo, però abbiamo deciso di farlo in una modalità particolare, per cercando di tutelare il più possibile no, la sicurezza dei nostri clienti, e quindi abbiamo trasformato i dipendenti che non potevano lavorare perché erano in cassa integrazione in riders, e li abbiamo, tra l'altro, avendo una utenza la nostra che conosce il nostro personale, abbiamo garantito ai nostri clienti che sarebbero state fatte solo da personale degli UX. E tra l'altro l'abbiamo fatto anche in un modo un po' scenografico, abbiamo, no, vestito i nostri ragazzi con delle tube, dei cappelli, per cercare di portare un pochino di leggerezza in un momento comunque abbastanza importante. Questa attività ha riscosso un grandissimo gradimento da parte dei nostri clienti e sono stati invogliati effettivamente a mantenere il contatto con noi, con l'attività. E ovviamente non dico che siamo, abbiamo fatturato quello che fatturavamo durante un periodo di normalità, però insomma ci ha consentito di continuare ad andare avanti in questo modo. Abbiamo anche avuto e ci siamo anche dati la possibilità di creare qualche iniziativa ad hoc. Il nostro locale, la parte del bar, è molto, abbastanza rinomata sulla piazza, perché facciamo dei cocktail di una certa qualità. Ovviamente tutta una nostra filosofia che adesso vi passo, e abbiamo deciso durante il primo lockdown, per non lasciare i nostri clienti senza cocktail, di imbottigliare i nostri cocktail. Non me ne voglia Silvia, non abbiamo voluto fare concorrenza alla Coca-Cola, ma abbiamo cominciato a fare cocktail freschi, preparati al momento, imbottigliati da noi. Ci siamo comprati negli ultimi 3 giorni prima del lockdown una macchina imbottigliatrice di quelle a tappo a pressione, e quindi davamo la possibilità ai nostri clienti di poter vivere, no, l'esperienza di un cocktail veramente fresco, quindi fatto al momento dell'ordinazione, che gli consegnavano i nostri rider in bottiglia. E devo dire che questa è stata di nuovo un'altra iniziativa, devo dire molto, molto bella, molto, molto premiante, che ci ha dato anche una possibilità di fare qualcosa che non avevamo mai fatto prima. Ecco, la nostra clientela, devo dire, ha risposto molto bene, quindi a conferma di tutto quello che avete detto in precedenza sul fatto che noi riteniamo che dopo le cose torneranno come prima, io di questo sono più che convinto, ma stracerto, anzi, penso che torneranno anche meglio di prima, se dovessi dire proprio la mia fino in fondo, perché credo che nel mondo della ristorazione e del bartending c'è stata una proliferazione molto significativa negli ultimi 10 anni di attività, di locali, molto spesso anche un po' improvvisati. E devo dire, questa situazione ha fatto venire fuori effettivamente le persone che fanno un lavoro di qualità in generale, e quindi ha riportato più no, attenzione da parte della nostra clientela sulla qualità di quello che viene fatto da una struttura. E quindi credo che ci sarà un salto qualitativo dopo questo lockdown. Tanta gente ha colto, no, l'importanza anche di una scelta ingredientistica, per esempio, all'interno delle proprie ricette.
Noi abbiamo notato in questi ultimi mesi un'attenzionalità maggiore dei nostri clienti verso ricettazioni, prodotti più healthy, se mi passate il termine, quindi con un'attenzione più importante su un'ingredientistica. Forse potrà essere anche l'effetto dei primi 2-3 mesi di lockdown, dove la gente mediamente è ingrassata, no, significativamente. Adesso c'è un po' più d'attenzione, ma credo anche perché quello che è successo, almeno nel nostro caso, che andando sul sito del delivery per ordinare ha scoperto tutta una serie di ingredienti, di prodotti, di possibilità che prima magari passavano molto, molto più inosservate. Quindi ci sarà una tensione verso quella dimensione. Igor prima ha fatto un punto sul tema della sostenibilità. Voglio confermarti che effettivamente è molto molto sentito. Noi ovviamente ci siamo improvvisati nel delivery dalla sera alla mattina, ma i primi commenti che ci sono arrivati, che ovviamente dovendo scegliere tutto da zero abbiamo scelto un confezionamento 100% compostabile, le bottigliette, i cocktail li diamo in bottiglia di vetro, non abbiamo usato niente di... E abbiamo avuto un ritorno molto molto positivo da parte dell'utenza rispetto a questa scelta, che sicuramente è una goccia nell'oceano, però noi l'abbiamo sentita questa cosa che tu dicevi, e ritengo che ci ha anche dato una serie di suggestioni per il dopo, no? Per curare di più questo aspetto, che devo dire, vabbè, noi siamo un locale che fa il fresco, per cui non lavoriamo, però tutta una serie di aspetti sicuramente abbiamo sentito una grandissima sensibilità dell'utenza. Quindi io credo che alla fine, in sintesi, dopo la pandemia credo che staremo meglio, che ci sarà questa ripresa. Se abbiamo un buon supporto, per cui dovremmo comunque gestire spazi più importanti per poter fare gli stessi risultati, perché se oggi ci atteniamo alle norme, adesso Bruna ha fatto vedere dei dati dove sull'estate il comparto è andato molto bene. Sì, nel nostro caso non è stato così, perché noi sull'estate abbiamo cambiato tutti i tavoli del locale, li abbiamo presi tutti i tavoli molto più grandi per garantire, essere certi di poter garantire il distanziamento. Questo ha fatto sì che noi abbiamo perso secco il 35% di capacità. Per cui pur avendo il locale pieno, abbiamo perso volumi rispetto a prima. Da cui il tema, effettivamente, abbiamo bisogno di spazio oggi per poter garantire che i nostri consumatori possano vivere in totale tranquillità la ripresa della normalità. È vero quel dato del 68% di preoccupazione della gente che non vuole andare nei locali per il contagio, ed è qui che noi vogliamo dare una risposta, abbiamo bisogno sicuramente di un supporto in questo senso. Comunque, per tutti i ristoratori che sono collegati, tenete duro, ce la faremo, e lascio la parola a questo punto a Antonio. Grazie Lorenzo, credo che la tua testimonianza sia proprio perché direttamente parte in causa come imprenditore del settore, soprattutto l'hai detto tu stesso all'inizio, e la tua attività era un'attività fondamentalmente serale, quindi quella più colpita dalle misure restrittive, perché se pensiamo che oggi i ristoranti devono chiudere ovunque siano alle 18, tutta la parte relativa al beverage, alla cena, eccetera, potrebbe in qualche misura essere saltata. Tu hai in qualche modo avete reagito mettendo in campo una serie di iniziative. Questo credo che siano, come tu stesso hai detto, hanno dato risposte, ci sono i consumatori hanno risposto, i vostri clienti in particolare, ma voglio aggiungere una considerazione, credo che tutti, e non so adesso se Antonio confermerà anche lui, ma se non è, come dire, non la pensa così, lo invito ad essere netto e schietto, tutti avete detto che ripartiremo come prima del Covid. Io credo che non ci sia stata nessuna voce che sia andata in direzione contraria. Allora questo
è in qualche modo un segno di forte incoraggiamento. È chiaro che dobbiamo accelerare però sulla riapertura, perché se le aziende continuano a stare chiuse, quelle che potranno tornare ai livelli pre-Covid non so quante saranno o quali saranno, no? Se dovesse continuare questa situazione. Allora chiedo ad Antonio, che ha anche lui, ovviamente è un imprenditore del settore, Panino Giusto è un'azienda nata nel 79 con, se non sbaglio, come si fa sempre, con un locale, poi pian piano due, poi tre, e oggi ne conta 31, di cui sei all'estero. Quindi perché abbiamo scelto Panino Giusto? Ho scelto Panino Giusto perché mi sembrava il giusto compromesso tra un'attività di ristorazione che a mio parere è comunque un'attività di ristorazione tradizionale, e metto tradizionale tra virgolette, però con una logica di sviluppo anche della catena, no? Quindi con una visione anche più allargata, che è naturalmente legata a Milano, ma non solo a Milano, quindi anche una visione più ampia. Ecco, ad Antonio chiederei intanto di dire lui che tipo di messaggi ha potuto raccogliere dai suoi consumatori o dai consumatori, perché credo che un imprenditore non guarda solo ai suoi clienti, guarda alla domanda in senso generale per capire che cosa sta avvenendo. Questo prima, ma soprattutto come vede le prospettive dal punto di vista del cambiamento, se è un cambiamento legato al contingente oppure ci saranno fenomeni strutturali che ci porteremo dietro. Ecco, lascio quindi la parola ad Antonio, chiedo scusa a tutti quelli che hanno fatto alcune domande a cui poi risponderò, e magari chiederò anche a tutti voi una mano se la domanda è rivolta a voi, ve la girerò perché gli risponderemo, ma oggi adesso non abbiamo tempo perché siamo andati ben oltre l'ora che avevamo in qualche modo promesso. Grazie Antonio. Microfono. Antonio, il microfono. Attivo, ecco fatto. Dicevo, grazie a voi, grazie a te di avermi invitato, e ho apprezzato gli interventi dei miei colleghi precedenti, molto interessanti. Hai detto bene, noi comunque ci sentiamo di far parte di una ristorazione classica, perché Panino Giusto nasce come un vero ristorante, tu arrivi, ordini al tavolo dal cameriere, quindi vivi un'esperienza assolutamente da ristorante, con l'unica differenza che al centro del tavolo trovi un panino, o come amo chiamare io, un panino scomposto, cioè un panino messo nel piatto. Quindi sì, effettivamente noi, qualcuno direbbe che siamo nel cluster del casual dining, quindi ecco, non siamo fine dining, ma non siamo neanche nel gruppo dei fast food. Detto ciò, io credo che noi possiamo partire da due diverse osservazioni, che in questo caso una arricchisce l'altra. L'osservazione dei professionisti, delle grandi società di consulenza, che in qualche maniera fanno delle survey molto interessanti, e che effettivamente diversi ospiti di questa sera hanno già in qualche maniera commentato, e mi trovo in linea con tantissime di queste cose dette. A me spesso piace invece partire dalla parte emotiva, ovvero dalle emozioni che sto vivendo io in questo periodo e dalle emozioni / aspettative che stanno vivendo tutte le persone che mi sono vicine. Quindi questo è un osservatorio diverso e che però a me spesso arricchisce, talune volte anche di più di ricerche estremamente puntuali. E io credo che non è difficile confermare, e probabilmente non sarà difficile neanche per voi confermare quello che io sento, che sto dando un valore straordinario a tutto quello che davo per scontato. Prima prendevo un caffè al bar ed era, ecco, una prassi comune, una qualcosa di, ecco, a cui davo un valore relativo,
Ricordo bene, io ho fatto tutto il lockdown in montagna, ricordo bene dopo 3 mesi che sono tornato a Milano, io ho una famiglia con 3 figli, sono stato nella nostra casetta, abbiamo vissuto anche in una situazione, diciamo, di fortuna, fuori un po' da tante situazioni complicate, eravamo già lì, quindi ci hanno chiuso lì. Io ricordo ancora il giorno che tornai da Panino Giusto, che aveva riaperto solo il delivery, e a un certo momento un ragazzo mi fa «Antonio, vuoi un caffè?» e mi ha messo il caffè sul bancone. Io ho vissuto un'emozione straordinaria, mi è venuto a piangere. Ho vissuto per un gesto a cui non avevo dato nessun tipo di valore. Io ho vissuto un'emozione straordinaria. E così come sto ridando valore a prendere un aereo, a fare un viaggio, ad andare in vacanza, ricordo ancora che con mia moglie a un certo momento era tutto chiuso e sapete cosa abbiamo fatto? Abbiamo affittato una stanza di albergo qua a Milano, ma non per dormire all'albergo, per poter cenare la sera e farci servire. Un'altra emozione straordinaria. Accipicchia, questo è dumping, questo è dumping. Un'emozione straordinaria. Il cameriere veniva, io ero lì, ordinavo il vino, mi sembrava di essere in un sogno. Allora, cosa sto dicendo? Che quello che ho vissuto io, più o meno l'abbiamo vissuto tutti, e chiunque incontro sento che dice non vedo l'ora di tornare alla normalità, perché quello che facevo continuerò a fare dando adesso un valore maggiore e perderò meno occasioni probabilmente di potermi in qualche maniera ritagliare dei bei momenti all'interno della giornata. E quindi diciamo che la mia fiducia è ben riposta soprattutto in tutto ciò, in quello che l'essere umano ha capito, ancora di più in questo periodo. Siamo degli esseri sociali che valorizzano qualsiasi cosa di pratico solo se vissuto in un ambiente conviviale. E abbiamo capito che la ristorazione, il bar, il caffè, il ristorante, il cameriere, in effetti hanno un ruolo straordinario nel quotidiano, perché ci creano queste piccole isole felici che rendono emozionante anche alcune volte le giornate più normali. Quindi io sono più che fiducioso. Se passiamo da questa parte di osservatorio ad un osservatorio più legato a Panino Giusto, devo dire che non appena, vi ricordate, luglio qualche cenno di apertura, poi da settembre avevamo iniziato a rivedere un po' di luce, non appena ci sono state la possibilità da parte del cliente di rivivere quell'esperienza che hanno sempre vissuto da noi, noi abbiamo avuto un ritorno straordinario e abbiamo avuto dei numeri anche migliori a quelli degli anni precedenti, se sterilizzati di fatto dei 3 cluster che non ci sono, non c'erano e non ci saranno per un po'. Perché? Perché il cluster delle persone che ha lavoro, il business, è un cluster che verrà limitato. Abbiamo tutti scoperto che non serve andare in ufficio tutti i giorni e che si può e ci sarà una percentuale in meno. Anche dei classici uffici da 3, 4.000, 5.000, parlavo con Massimo Castellon di Generali e mi diceva ma noi abbiamo fatto uffici da 2.000, da 3.000 persone, ma ormai già sappiamo che per il futuro saranno eccessivi perché ci sarà una rotazione costante. E questo è un cluster. Il secondo è il cluster dei turisti, che evidentemente avrà bisogno di molto più tempo per riavvicinarsi e di rivivere e per vivere la normalità in sicurezza le proprie esperienze. E il terzo, che è un cluster estremamente interessante, è il travel business, tutte quelle persone che viaggiano per lavoro. E voi sapete che, per esempio, Milano si basa in maniera fortissima su questo. Poi, tu sai bene quanto la settimana della moda, la settimana del design, la settimana del mobile e tutte le fiere che si fanno a Milano. Queste che cosa fanno? Prendi l'aereo, prendi il taxi, vai a mangiare fuori, ordini il delivery, vai in albergo. Cioè c'è una filiera del travel business che è importantissima. Ecco,
Benché a settembre dell'anno scorso questi tre cluster non potevano esserci, noi con i solo consumi interni delle persone che in qualche maniera volevano rivivere quell'esperienza, non abbiamo fatto gli stessi numeri del 2019, ma prendendo solo quest'area qui abbiamo visto che c'è stato un ritorno forte. E questo è stato confermato anche dai locali che in effetti, non avendo subito l'influenza di questa clientela che non c'era più, vedi, non so, noi siamo a Monza, siamo a Varese, e ecco, in questi locali abbiamo toccato a settembre dei giorni che abbiamo fatturato più del 2019, ovvero le persone, i consumi locali erano superiori, nonostante le restrizioni, nonostante che abbiamo tolto anche noi il 30% dei tavoli, si allungava la giornata, le persone andavano prima, venivano dopo. Quindi la risposta è sì, io credo assolutamente che si veda una luce intorno in fondo al tunnel, che questa luce potremmo razionalizzata in 2 mesi, in 4 mesi, in 6 mesi, questo non c'è dato saperlo oggi, però è un tempo limitato, è un tempo limitato. Il primario del San Raffaele con cui io collaboro mi ha detto, in gergo scientifico noi diciamo che il virus è già morto. Io dico, come vuol dire è morto? Beh, nel nostro gergo, quando c'è un vaccino che funziona, per noi il virus è già morto, cioè è una questione di tempo, ci vorranno 3 mesi, ci vorranno 6 mesi, ci vorranno 9 mesi, ok. Però tutti mi dicono che questo è stato uno dei vaccini meglio riusciti della storia della scienza della medicina, perché comunque ha una percentuale di funzionalità straordinaria, e questo io mi fido di chi mi dice questo. Detto questo, sono molto d'accordo con le cose che ho appena sentito, che in effetti è proprio vero che proprio per soddisfare questa crescente voglia di rivivere delle esperienze fuori casa, ci sarà probabilmente una distinzione più netta tra chi fa un buon lavoro, tra chi promette qualcosa a livello di comunicazione e riesce a mantenerla nella realtà, e chi casomai questo fa un pochino più fatica a farlo. Sono convinto che le aziende virtuose, che hanno sempre fatto dell'esperienza del cliente la centralità del proprio lavoro, le aziende virtuose che sono anche riuscite a capire che purtroppo le nostre aziende sono fatte anche di asset e bisogna avere dei patrimoni e delle organizzazioni economiche e finanziarie ormai strutturate, non si può più andare a fare... io faccio l'imprenditore da 35 anni, 30 anni fa potevi fare il garibaldino. Adesso di garibaldino, se non hai una barca forte, strutturata, e non hai le doppie vele, le triple vele, non sei pronto a superare le mareggiate, è più difficile. Quindi ci sarà sicuramente una scrematura. La scrematura per Riccardo, me, oltre a tutto questo, sono... la scrematura, oltre a tutto questo, secondo me, di nuovo ritorno alle emozioni, all'energia, cosa che io per me è sempre il focus, sarà una scrematura anche di energia. Cioè, vedi, ho appena sentito il mio collega precedente e si vede che questa è una persona che ha passione per il proprio lavoro, si vedeva da quello che aveva dietro, riconosciuto un po' di ingredienti, un po' di prodotti, si vedeva da come parlava. Ecco, quando tu hai passione, hai energia, hai voglia, è ovvio che tutti dobbiamo arrivare a fine mese, tutti lavoriamo anche per sostenere le nostre famiglie. Ma oggi ci sarà una scrematura da parte di chi questo lavoro lo fa con un obiettivo ancor più alto di quello di creare un'azienda che fa utile, che pure è importante, e le persone che casomai a un certo momento tutta questa passione, tutta questa energia non era così forte e che a fronte di tutte queste difficoltà forse decidono un po' di dire non è il mio, non mi interessa, sono troppe le difficoltà. Quindi detto questo, come al solito, non c'è dato decidere quello che succede, c'è dato poter decidere la reazione che abbiamo. Ed effettivamente... Grazie.
Scusa, vuoi prego, concludere? Prego. No, ti allungavo un minuto, dicevo anche noi. Vai. Come tanti altri abbiamo cercato di reagire facendo una serie di iniziative, lavorando sul digital, sul delivery, sulla sostenibilità, che credo possano essere un buon piedistallo al momento che si ripartirà per poter recuperare la strada persa. Non si recupererà la strada persa in 6 mesi, in un anno. Qua stiamo parlando che ci vorranno 3-5 anni per rimettere in linea quello che si è perso, quindi questo bisogna capirlo. Quello che si è perso ci vorranno 3-5 anni per rimettere. Chi ne uscirà più forte, più determinato. Probabilmente si è fatta un po' di pulizia in casa, perché nei momenti di difficoltà si tolgono tutte quelle cose che pensavi essere indispensabili e poi hai visto che non lo erano, quindi ci si rifocalizza, no? Quando, è come quando ti succede una tragedia nella vita, cosa fai? Riparti dai pochi valori importanti e perdi tutto ciò che è superfluo. Noi anche di Panino Giusto in quest'anno abbiamo detto, visto che siamo sempre andati bene, alcune volte abbiamo preso strade non sempre allineate con il nostro DNA. Ecco, ora è il momento di ritornare belli, solidi, centrati a fare quello che sappiamo fare, focalizzati, di essere meno, di essere veramente più puntuali nel far bene le cose che sappiamo fare. Quindi, ecco, le difficoltà sono state tante, credo le più importanti sono quelle a livello psicologico. Per un imprenditore la parte più brutta è quando tu non hai il potere di poter dare delle risposte alle persone che da te si aspettano delle risposte. Questo è frustrante, soprattutto se sei un imprenditore, che sì, sei un imprenditore, ma ti senti anche un po' la responsabilità delle persone, no? Quindi questa è un po' come avere dei figli che si aspettano dal papà. Uè papà, che strada prendiamo? E tu dici, io adesso non la so che strada prendiamo. È una sensazione di frustrazione molto pesante, però ecco, bisogna guardare oltre. Grazie Antonio, credo che con questo intervento conclusivo abbiamo in qualche modo tentato di dare così una panoramica di quello che oggi è il settore, soprattutto dal lato della domanda, ma credo che ci sia stato anche qualche passaggio sulle scelte fatte dalle aziende. Ora in conclusione io porto 2 o 3 cose, faccio una sintesi ma veramente veloce perché siamo andati oltre tutti i tempi e vi ringrazio fin da subito anche per questo supplemento ulteriore di tempo che ci avete dedicato tutti, sia voi come persone che siete intervenute e che tutti quelli che ancora ci stanno seguendo, e sono tanti. Allora, il primo, che c'è una convergenza assoluta sul fatto che si ripartirà e forse si tornerà con, diciamo, tempo ai livelli del passato, magari anche a, come dire, a interpretare meglio alcuni momenti di consumo, perché daremo più valore ad alcune cose. Naturalmente per parte ogni azienda deve fare il proprio compito e nelle situazioni date si può fare soltanto l'asporto, si fa l'asporto, si può fare il delivery, si fa il delivery, si può fare la somministrazione a pranzo, si fa a pranzo. Sappiate, lo dico a tutti, che il nostro impegno, che non siamo un'azienda ma siamo un'associazione, per far riaprire le attività ce la stiamo mettendo tutta, e anche noi viviamo una grande frustrazione da questo punto di vista, perché le stiamo veramente tentando tutte, ma troviamo ogni volta, come abbiamo detto in passato, quando sembra che sei arrivato al traguardo, ti prendono il traguardo, l'arrivo, e te lo spostano un metro più avanti. Cioè cerchi ancora di spingere per arrivare al nuovo traguardo e te lo portano più avanti. Quindi questo è quel senso di frustrazione che noi stiamo vivendo, ma non da impotenti, perché stiamo cercando di non mollare su questo e cercheremo di fare in modo che questo non avvenga fra 3, 4, 5 mesi, ma il prima possibile. Ci proviamo, ce la stiamo mettendo tutta. Naturalmente l'altra cosa che dico è che dopo il fatto sulla ripartenza mi sembra che ci sia stata anche una convergenza sul fatto che questo è un mestiere difficile, e quindi
con questa situazione di crisi, probabilmente chi sarà forte, ma non forte solo dal punto di vista finanziario, forte dal punto di vista anche della capacità imprenditoriale, della capacità professionale, farà la differenza, come sta già avvenendo in questo periodo. E quindi noi pensiamo di poter salvare questo fuori casa, che non è soltanto un valore in sé per le imprese, che è già rilevante, ma perché è un valore per il paese. Quindi io vi ringrazio naturalmente, parto da Silvia Molinaro, da Bruna Boroni, naturalmente Antonio Civita, Igor Nuzzi, Lorenzo Farina e Aaron Gennara, che ci ha lasciato prima. Saluto tutti voi che ci avete seguito con pazienza e vi do appuntamento alla prossima. Grazie a tutti. Arrivederci. Ciao. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao. State bene.